cioè penalizzante per tutti, per gli esercenti e per i ragazzi che vogliono passare delle serate in tranquillità, bere, magari prendendo una boccata d'aria fuori senza essere costretti. Bisognerebbe puntare a punire chi fa i disordini solamente, non fare tutto un... che è più semplice fare di tutta un'erba un fascio, piuttosto che... è anche più difficile, capisco, però non credo sia la soluzione. Tutto qua. Il suo, come tanti altri locali nel centro storico e nei vicoli, non ha tanti dehors, tanta possibilità di posti esterni. Gli spazi sono quelli nel centro storico specialmente, ma un po' in tutta Genova direi, ma nel centro storico specialmente gli spazi sono quelli. O si fa degli spazi adeguati per accogliere la gente, o se no non c'è possibilità. Qua è sempre stato così, è sempre stato nei vicoli la movida nei vicoli. Poi c'è chi dà fastidio e chi invece passa delle serate normali. La differenza è quella. Questo è anche un locale storico del centro storico. Ci sono già state ordinanze di questo tipo che lei si ricorda? Prima di questa c'era in vigore più o meno la stessa cosa, che scattava dalla mezzanotte. Adesso scatta dalle 16, non si può girare, dalle 21 non si può vendere. Però, come dico, mi sembra un pochettino una soluzione un pochettino estremista, ecco. Ha già notato un calo di clienti? Sì, certo, sì. A parte che è fisiologico d'estate, quando è caldo già c'è un calo fisiologico, e questa cosa qui sicuramente non incentiva. Ora sono i primi giorni, poi bisogna vedere. Noi, se qua più o meno stanno qui davanti col bicchierino davanti alla porta a consumare, i vigili tollerano, possiamo anche sopportare fino al 30 settembre. Diversamente bisogna chiudere l'attività.